il secondo oratore della mattinata, già lo rivisto ieri a convegno sullo spazio e sulla vita extraterrestre, è l'astronomo Aaron Armstrong. Oggi però lui vede il problema da un'altra angolazione, perché sta partecipando a un congresso del mondo, e questo è una cosa che è poco conto, indubbiamente. Aaron opera con il SETI per il SETI ottico, quindi diciamo è un astronomo professionista che già con la sua decisione di dedicarsi al tema del UFO in quanto tale, questo la dice lunga sulla sua apertura mentale. Per cui niente, io adesso lo presento e credo che sarà estremamente interessante. Sono un astronomo in cui la mia occupazione principale sono gli studi sul sistema solare, ma mi occupo anche di ricerca di intelligenza extraterrestre tramite l'analisi ottica, quello che si chiama il SETI ottico. I'm going to introduce you to a new branch of the SETI, which is called the Search for Extraterrestrial Visitations. Lo scopo di questa mia presentazione è quella di farvi conoscere una nuova metodologia di ricerca che è conosciuta con l'acronimo SETV, che significa la ricerca di visitazioni extraterrestri. I'm going to show you the possible observable manifestations within SETI, and I'll be going into instrumentation methodologies. A new theory. Prima di tutto al punto 1 vedremo una serie di quelle che sono delle manifestazioni osservabili attinenti appunto a questa metodologia SETV. Quindi al punto 2 vedremo alcune metodologie che hanno a che fare con gli strumenti di ricerca utilizzati. Quindi vi presenterò al punto 3 una nuova teoria che è stata battezzata per l'occasione la teoria astronautica. E poi al punto 4 vedremo tutta una serie di tecniche di ripresa e di analisi di quelle che potrebbero essere delle sonde aliene. Quindi poi al punto 5 praticamente quasi quello che si confonde quasi col punto 4, che si tratta appunto di sorveglianza, di questo tipo di sonde e di controllo, mentre il punto 6 è quello che riguarda, in questo punto 6, le possibili tecniche di comunicazione con queste sonde. The SETV hypothesis states technological advanced extraterrestrial civilizations have deployed interstellar exploratory probes, and there is a non-zero probability that functioning probes have reached our solar system and are detectable or contactable using existing terrestrial technologies. Ecco, questo è importante perché questa è l'ipotesi di base di questa tecnologia, di questa metodologia di ricerca denominata SETV, la quale sostiene che, che esistano delle civiltà extraterrestri di tipo tecnologicamente avanzato che hanno sviluppato sistemi di propulsione probabilmente di tipo elettromagnetico, e praticamente tramite questi sistemi possono esplorare il mondo remoto dell'universo e naturalmente siano arrivati anche sul nostro pianeta,
e che sussista una possibilità numericamente superiore naturalmente allo zero, ossia che sussista una possibilità concreta per noi di individuare questi artefatti, questi dispositivi, e la possibilità anche di comunicare con questi dispositivi in qualche modo. The current focus at the moment is SETI, using radio, and also optical SETI, using sensors and telescopes. But they're all looking at distant stars within the galaxy. Ora, l'approccio principale per quanto riguarda la ricerca di intelligenza extraterrestri è quello che conosciamo, penso, un po' tutti, con l'acronimo SETI, ovvero sia la ricerca di segnali di tipo radio, cioè delle azioni elettromagnetiche nello spettro cosiddetto radio emesse da possibili civiltà extraterrestri, al quale recentemente si è affiancato il cosiddetto OSETI, ovvero sia la stessa cosa ma fatta ricercando emissioni di tipo ottico, cioè radiazioni visibili in qualche modo. Però comunque entrambe queste tecniche hanno a che fare con ipotetiche civiltà stanziate su lontane stelle. I believe that SETI has failed to detect any intelligent signal in its 50-year history. I believe that SETI is flawed in many ways, based on the following. Ritengo che il SETI non è riuscito, nei suoi 50 anni di storia attuali, non è riuscito ancora a conseguire quello che è il suo scopo, perché praticamente non è mai riuscito a individuare alcun segnale di sicura origine extraterrestre. Questo perché l'intera metodologia alla base del SETI ha tutta una serie di carenze, e che queste carenze sono elencate in questi sei punti che adesso vedremo. The first figure, I think, is what I call SETI incrementalism. That is, il primo di questi fallimenti, di queste mancanze, è quello che ho denominato l'incrementalismo del SETI, ovvero it's assuming that there's a civilization out there that in its evolution is doing something very, very similar to what we're doing. Ovvero sia la presunzione, questo incrementalismo sarebbe la presunzione da parte del SETI che le altre civiltà praticamente stiano facendo quello che noi stiamo facendo adesso. So don't assume ET signals are searching for us or others. Quindi praticamente non considerate che effettivamente ci siano altre civiltà che stanno inviando segnali per contattare altre civiltà come potremmo essere noi. I believe that the signal communications are amongst themselves. Signal communications are amongst themselves. Io ritengo, ossia l'oratore ritiene, che la maggior parte delle comunicazioni effettivamente possano essere, diciamo, di servizio fra all'interno di queste civiltà, non necessariamente rivolte alla ricerca di altre civiltà esterne, come potremmo appunto essere noi. Because the signals amongst themselves will be weak and non detectable by present SETI. Quindi naturalmente in questo caso queste comunicazioni che io ho definito di servizio giungerebbero sulla Terra sotto forma di segnali talmente deboli che non saremmo assolutamente in grado di riceverli, non si parla nemmeno di decodificare, ma proprio non riusciremo a riceverli. Therefore we require a wide spectrum of reality beyond the electromagnetic spectrum, i.e. optical and radio. Per cui da questo deriva anche la necessità di estendere la ricerca a uno spettro molto più ampio che si estende ben al di là
di quello che è lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche, ovvero sia quello che si chiama normalmente lo spettro radio. The famous Drake equation, I believe, is constrained. La famosa, di cui siamo già al punto 6, la famosa equazione di Drake oggi come oggi risulta limitata in quanto and requires an expansion due to new theories in faster than light travel. In quanto necessita di aggiustamenti alla luce di delle ultime teorie che sono state sviluppate in merito ai viaggi a velocità superiori a quelle della luce. Set the in its definition is the possibility of searching for extraterrestrial probes within 50 light years, sorry, 50 astronomical units, one astronomical unit. Il SET, la tecnica del SET, è per definizione la ricerca di possibili sonde aliene, ma in un ambito ben specifico, ovvero sia entro la distanza definita come, ovvero sia la distanza definita come 50 unità astronomiche, ovvero sia l'unità astronomica è la distanza che intercorre fra il Sole e la Terra. E su questa scala, su questo grafico, questa scala che lui ha disegnato, praticamente il limite è all'incirca, se ho ben capito, intorno a 10 alla quarta. Un attimo che chiedo conferma perché non vorrei dire le cose non giuste. Ecco, il limite, quello che è il limite operativo di questa ricerca, arriva dove vedete la scritta cintura di Kuiper e questo shock incurvation, qualcosa del genere, a metà fra 10 alla seconda e 10 alla terza. Ecco, questo è il limite di ricerca del territorio battuto da questa nuova tecnologia, da questa nuova metodologia di ricerca. Within the search for extraterrestrial visitations, if they have reached our solar system, where have they come from? Allora, per quanto riguarda appunto la ricerca di visitazioni extraterrestri, la prima domanda che si pone è proprio quella, dice: ma se questi sono riusciti ad arrivare al nuovo sistema solare, al nostro sistema solare, ma da dove arrivano? Allora, diamo le possibili risposte. Have they come from other planets in this galaxy or another galaxy? Potrebbero arrivare da altri pianeti che si trovano nella nostra stessa galassia, oppure potrebbero arrivare da pianeti che si trovano in altre galassie. Have they come from other dimensions? Vengono da altre dimensioni. And how will they do it? Come lo fanno? Insomma, da dove vengono? Ma come lo fanno? Come fanno ad arrivare qua? Using manned or robotic probes? Usano per caso delle sonde robotiche, cioè automatiche, oppure pilotate da piloti? Utilizzano i cosiddetti condotti di comunicazione interdimensionale, zero point energy, oppure fanno uso della cosiddetta energia del punto zero, quantum tunneling, oppure utilizzano la cosiddetta tecnica del tunnel dei tunnel quantistici, teleportation, o usano addirittura la tecnica del teletrasporto alla Star Trek, insomma. There have been very few searches for ET-type probes within the solar system. Ora, al punto attuale, a oggi, ci sono state purtroppo veramente poche serie ricerche di sonde aliene nell'ambito del nostro sistema solare. There have been searches at the Lagrangian points, which is just beyond the Earth-Moon
Vi sono state alcune ricerche a livello dei punti di Lagrange che si trovano, sono zone di circa poco fuori l'orbita della Luna, che sono state portate avanti da Freitas e Valdes. And also looking for excess thermal energies in minor planets within the asteroid belt. E un'altra di queste ricerche è quella portata avanti da Papa Giannis nell'ambito della fascia degli asteroidi, andando a cercare delle anomalie di tipo termico in questa zona che contiene tanti piccoli oggetti rocciosi che non si possono nemmeno chiamare corpi celesti. What would other approaches present themselves as manifestations within the extraterrestrial hypothesis? Ora, nell'ambito della ipotesi di provenienza extraterrestre, quali altri aspetti si presentano? Could it be UFOs? Potrebbero essere UFO? There's a considerable amount of data over the last 60 years on UFOs coming from very reliable sources. Negli ultimi 60 anni si è accumulata una grande mole di dati relativi appunto agli UFO provenienti da fonti molto molto affidabili, particularly from commercial and military, and also surprisingly there is over 4,000 landing traces of UFOs. Questa mole di testimonianze è provenuta in particolar modo, ha originato in particolar modo da piloti sia militari che civili. Ma a parte questo c'è un numero notevole, abbastanza sorprendente, di tracce di atterraggio un po' dappertutto nel mondo, ed è indicato un numero di poco più di 4.000. There's numerous daytime and nighttime videos which have been analyzed by experts in optical physics to be shown to be on the lake. Numerosissimi sono le foto notturne, diurne, sono i video che sono stati analizzati da esperti e non hanno mostrato alcuna traccia di manomissione. There have been some attempts to instrumentalize the UFO research. Ora vi sono stati diversi tentativi di instrument UFO research. Sono stati diversi tentativi ad oggi di effettuare ricerche di tipo strumentale a proposito degli UFO. Project Starlight International was set up in the mid-1970s by Ray Stanford, and they discovered an infrared component within UFOs. Ora, uno dei più rilevanti è stato questo progetto che denominato Starlight International, quello sopra che vedete, portato avanti in Texas da Ray Stanford nella metà degli anni 70, è durato circa 4 anni, e faceva uso di stazioni permanenti di monitoraggio, ritengo anche automatiche, ma questo non è una mia idea, e la sua principale scoperta è stata quella di aver dimostrato la presenza di una componente infrarossa nel campo energetico generato dagli UFO in generale. Another project called Project Identification was also set up in the mid-70s by the University of Missouri. Un altro progetto importante è il secondo che vedete, denominato Identification, cioè identificazione. Questo è stato portato anche dall'Università del Missouri negli Stati Uniti dal professor Rutleck, sempre a metà degli anni 70, ed è durato circa 5 anni. And they were successful in recording the distance of UFOs, velocity, size. E il progetto ha avuto un buon successo in quanto ha consentito di ottenere delle misure certe
e accurate di parametri come la distanza, la velocità, le dimensioni e tutta una serie di documentazione fotografica. Both these projects were successful, however there was a lack of funding. Ora, il dato un po' più triste è che anche se entrambi questi progetti si può dire che siano stati coronati da successo, però purtroppo erano affetti da una cronica carenza di fondi. Project Starlight International cost $1 million back in the mid-1970s. Ora, il progetto Starlight International, vi potete rendere conto insomma quali sono i costi, perché questo progetto Starlight International a metà degli anni 70 è costato un milione di dollari degli anni 70. And they had a range of instrumentation from radar to laser pulsing and even setting up a lighting system as a possibility of signaling to potential UFOs. Ora vedete qui alcune delle principali attrezzature che sono state utilizzate. Qui erano sistemi di laser, sistemi ottici di vario tipo e questo ultimo che ha dimostrato qui in basso a sinistra, questo cerchio, era un sistema di segnalazione ottica per cercare di inviare segnali di tipo ottico a eventuali UFO. At Kingsland Observatory in Ireland, we set up a tracking system, an all-sky. Yes, Kingsland. Allora, questa è una piccola panoramica delle installazioni che si trovano all'osservatorio di Kingsland, che si trova in Irlanda, che è appunto il luogo dove il relatore opera. This is an all-sky camera system, which generates generates a grid within the sky. So if anything moves or manifests itself, it's recorded. Quindi questo è un sistema di monitoraggio a tutto cielo, dove praticamente tutta l'area del cielo visibile è divisa in tanti piccoli quadratini e nell'ambito di ciascuno di questi quadratini, appena qualcosa si muove, tac, viene ripreso. When it's recorded by the All Sky camera system, which is made up of 11 cameras, it triggers two of the tracking platforms. Allora, che cosa succede? Appena abbiamo detto c'è un qualcosa che si muove in uno qualsiasi di questi quadratini, allora viene attivato automaticamente il sistema di inseguimento, che è questo che abbiamo scelto. È questo che voi vedete con questi due dispositivi, uno a cavalluccio dell'altro. It's made up of simultaneous sensors. Questo è una batteria di sensori che operano tutti quanti simultaneamente. Ah, e dimenticavo di dire che il sistema di sorveglianza a tutto cielo che loro hanno al loro osservatorio fa uso di 11 telecamere che inquadrano, tutte quante inquadrano tutto il cielo visibile. These sensors operate in the visible region, the gamma ray region, and infrared. Questo insieme di sensori praticamente copre la gamma che va dal visibile, passando per l'infrarosso, fino ad arrivare ai raggi gamma, quindi una banda molto molto estesa. We've also developed a special spectral imager for recording spectra of UFOs so that we can find out the elements within the UFO. Illustre relatore, appunto, anche un'altra cosa che è stata messa a punto suo osservatorio, ovvero sia un sistema automatizzato di analisi di rilevamento spettrale che consente, qualora venga avvistato e inquadrato, per così dire, un UFO,
consente appunto l'acquisizione dei dati spettrali per una successiva analisi. Quindi questo consente, è molto importante perché consente di determinare, andando a vedere come è fatto lo spettro, cioè l'insieme della radiazione emessa, consente di determinare quali sono le sostanze che compongono l'oggetto. I'd like to introduce you to a new theory. This is a, there are not many theories on UFOs, but this is not so much a new theory, it's fairly old now, because it's taken a number of years to develop. Ora vi vorrei presentare una nuova teoria sugli UFO. Sappiamo che non ci sono tante teorie sugli UFO, no? Quindi qualcosa di nuovo fa sempre piacere. Effettivamente non è una teoria veramente nuova, però in questi ultimi anni ha avuto un nuovo impulso. It's based on 10,500 reports going back to the 1880s. Ora questa teoria, che è stata chiamata la teoria astronautica, che si è accennata prima un attimo, questa teoria è basata su 10.500 rapporti di avvistamento. Di questi 10.500 sono stati scremati e ne sono stati mantenuti 1.300 come i più validi e affidabili, le osservazioni più valide e affidabili, che hanno avuto numerosi testimoni, quindi non solo un testimone, e tutte osservazioni però che partono hanno origine a partire dal 1880 e fino al 2007, quindi un periodo di tempo molto molto ampio. What we've been looking for is potential cycles and patterns within UFOs all over the world. Ora, quello che abbiamo cercato di dimostrare nell'ambito di questa teoria è la concreta esistenza di modelli di comportamento generali che si ripetono un po' dappertutto a livello proprio planetario. What we've discovered after some years is that we have a model which can demonstrate for the first time that there is a pattern of activity that may indicate a program of observation of Earth by hypothetical extraterrestrial sources. Ora, quello che abbiamo scoperto dall'analisi di questi dati è che effettivamente sussistono dei modelli di comportamento, uso un termine molto generale, che possono indicare una specifica attività di monitoraggio del nostro pianeta da parte di agenti esterni. We think this activity fits Kardashev's classification of extraterrestrial civilizations. Ora riteniamo che questo tipo di attività praticamente può essere inquadrato nella catalogazione di Kardashev in una gamma che va dall'indice 1,5 all'indice 2,5 circa. Our civilization, based on the Kardashev classification, between 1 and 5. Allora, questa scala di Kardashev praticamente cataloga le civiltà su una scala da 1 a 5. It's 0.7. We, as a civilization, we're 0.7 on the classification. Ora, noi, il nostro stato attuale della civiltà, in questa classificazione, si trova catalogata a livello 0,7. In my opinion, with what we've discovered, is that we think we're dealing with something between 1.5 and 2.5. E appunto, come dicevo, sulla base di quello che abbiamo scoperto, ritengo, cioè l'oratore ritiene, che l'attività che è stata rilevata abbia a che fare con delle civiltà che si possono considerare da 1,5 a 2,5 su questa scala Kardashev. We discovered apparent established navigational links with the stars. These are star-related orbital trends.
Ora abbiamo una delle scoperte, una delle più importanti, è stata quella di collegamenti, ovvero sia che questi oggetti nella loro navigazione seguono delle rotte che hanno degli specifici collegamenti con dei riferimenti stellari. The orbital tracks are not obvious. Ora, questi tracciati orbitali non sono quello che ci potremmo aspettare da normali satelliti artificiali che ormai conosciamo benissimo. Artificial satellites have their own orbital tracks, but what we discovered after some years that the orbital tracks are synchronized with the rotation of the Earth. Ora, i nostri satelliti artificiali hanno il loro percorso orbitale che conosciamo, ma quello che abbiamo scoperto appunto in questo periodo è stato che questi percorsi orbitali di queste sonde, sono comunque sincronizzati con il movimento della Terra. So therefore the tracks are projected onto a rotating Earth, which produces corridors. Quindi, per comprendere bene il funzionamento di questi tracciati orbitali, è necessario proiettarli sulla Terra in movimento, cioè non ha senso di proiettarli su una Terra che rimane fissa, devono essere proiettati, immaginati sulla Terra che si muove. These corridors appear to have been used for the last 130 years. E sembra che questi corridoi siano stati effettivamente usati in questi ultimi 130 anni, ovvero sia il periodo di questa ricerca che ha portato alla formulazione di questa teoria. So therefore this predates Earth-based aeronautical technology. Quindi praticamente questo riporta un po' indietro la nascita delle tecnologie di tipo aeronautico terrestre. How it works is this is in theory, is that there are frequent meteoric injections from space vehicles into partial orbits of the Earth. Allora, come funziona questo? Vediamo, questa naturalmente è una teoria, ovvero sia se questa teoria dice che sembrano esservi delle frequenti iniezioni, ovvero sia degli invii, diciamo, cioè inserimenti di veicoli spaziali in orbite parziali intorno alla Terra, praticamente. Quindi quindi dice frequent meteoric injections, usa il termine meteorico perché queste inserimenti, queste iniezioni hanno un aspetto, ricordano molto le meteoriti nel loro comportamento. So what we see as UFOs, it's a delivery and retrieval observed. Quindi quello che noi vediamo come UFO nella maggior parte dei casi sono sostanzialmente l'iniezione, l'inserimento di queste sonde in queste orbite parziali e la loro estrazione, diciamo, quando vengono inviate nell'orbita e quando vengono poi ripescate, per così dire, nella nave madre, come si suol dire. From all this data, we now are able to produce computerized timing graphs. Ora, grazie a tutti questi dati raccolti e all'uso naturalmente di sistemi informatici, noi siamo in grado di creare tutta una serie di tabelle, come un po' l'orario dei treni, se mi passate il termine, anche se non è molto, però rende un po' l'orario, è stato possibile sviluppare delle tabelle temporali che inquadrano lo svolgersi di questi eventi. Sorry, I'm sorry. Italian is not so synthetic as English. Some of these timing graphs have been successfully used to indicate likely windows of opportunity to observe these anomalous events. Ora, queste tabelle temporali sono state usate con successo per cercare di inquadrare e definire lo svolgersi di questi eventi.
This is how it works. Ecco come funziona in pratica. And this is purely a hypothesis. Oh, naturalmente si tratta di una ipotesi allo stato puro. We think that there's a super crop in the upper stratosphere. Pensiamo che vi siano delle grandi strutture, ovvero sia le cosiddette navi madri, che permangono nell'alta atmosfera. Which is low observable or stealth. E queste navi, tipicamente sono di tipo stealth, ovvero sia sono. Scusate. Convenibile mestiere. Dicevamo, queste navi tipicamente sono camuffate o scarsamente visibili. So one of these larger structures delivers what we think robotic probes or UFOs. Ora qui quando appunto una di queste grandi strutture rilascia una o più di questi che noi pensiamo siano sonde aliene o UFO, che cosa succede? And then on another track we think that there's another craft similar which retrieves the UFOs, retrieves the probes. Ora praticamente noi abbiamo formulato questa ipotesi che esista una struttura specifica, come dicevamo prima, una nave madre che rilascia queste sonde e un'altra invece che è dedita alla raccolta di queste sonde dopo che hanno effettuato la loro missione. They've discovered 660 orbital tracks that intersect through the equator. Ora praticamente sono state scoperte, seguendo appunto questa teoria, oltre 600 percorsi orbitali che vedete disegnati nell'immagine sotto del globo, come sotto forma di linee. Queste sono dei percorsi orbitali che naturalmente si coprono tutta la Terra e si intersecano in maniera apparentemente casuale. In order for the theory to work, there are qualifying limits in time. Ora, questa teoria ha degli specifici limiti temporali. So you have a delivery craft. Ora, abbiamo quella che sta indicando adesso, che è la nave che invia queste sonde. Which delivers the robotic probe or... Questo è uno di quelli che potrebbe avere appena iniettato, rilasciato in orbita. Then on another track you have the retrieval craft. Quindi quella che vedete adesso, che percorre un'altra orbita, è la nave madre che si occupa del ritiro di queste sonde dopo che hanno svolto la loro missione. So this only works if it's within plus or minus 20 minutes. Ora, quello che è interessante, questo sistema praticamente di rilascio e di ritiro sembra che funzioni solo se le operazioni avvengono nel limite temporale di più o meno 20 minuti. One of the first tests for the theory is Project Hestelon. Ora, veniamo a qualche riscontro pratico di questa teoria. Allora, uno dei primi test è quello relativo al progetto Hestelon, che più o meno conosciamo tutti, insomma. The reason being is that Project Hestelon is an established site where recordings took place back in 1981. Ora, questo perché naturalmente il sito, ovvero sia la valle di Hestdalen in Norvegia, è un sito dove vi sono delle strutture di ricerca
che sono state, che sono già da molto tempo e svolgono continuamente ricerche a partire dal 1984. Questo è uno appunto dei, una delle installazioni di ricerca e monitoraggio, di monitoraggio appunto in Norvegia. E a destra vedete sopra e sotto due dei tipici fenomeni luminosi che sono stati registrati in questa zona. Well, we discovered that there is a correlation with the astronomical theory. Ora quello che è interessante è che si è dimostrata l'esistenza di una correlazione significativa fra i fenomeni che si svolgono e che sono sotto oggetto di analisi a partire dal 1984 a e quelle che sono le premesse di questa teoria. There appears to be about an 80% fit with the balls of light that we're seeing. Oh, è interessante perché è stata riscontrata una, è stato riscontrato una, come posso dire, una correlazione esatta in circa l'80% dei casi. That's within the plus or minus 20 minutes to be acceptable. Ora questo naturalmente, come è scritto nella seconda frase, di tutte le 117 osservazioni che sono state raccolte nel periodo di 35 giorni, 103 di queste, quindi appunto circa l'80%, si sono verificate entro il limite che dicevamo prima di più o meno 20 minuti. The research done by Italian astronomers in Hestelen also shows the correlations to the time. E anche le ricerche che sono state portate avanti da degli astronomi italiani a Hestelen mostrano significative correlazioni nell'ambito di questa finestra temporale. One of the discoveries at Hestelen, which was quite interesting, is that there appears to be an unknown high energy mechanism in the atmosphere or the consequence of some propulsion mechanism of a known origin, according to Massimo Teodorani. Ora, secondo buon Teodorani, e anche altri, naturalmente non solo Massimo, comunque i risultati di questa ricerca indicano che sembrano esservi all'opera in questa zona della Norvegia o dei sistemi sconosciuti, dei meccanismi coinvolgenti elevate quantità di energia nell'ambito della nostra atmosfera, ovvero sia un'ipotesi di tipo naturale, oppure che questi risultati, che queste luci che vengono osservate siano la conseguenza di un qualche sistema di propulsione, quindi un artefatto, un qualche sistema di propulsione la cui origine rimane sconosciuta. This is an example of what the spectra would take on a ball of light. The spectra below to the light. Ecco, qui vediamo per esempio uno spettro, ovvero sia la distribuzione delle frequenze, la distribuzione delle radiazioni in un caso specifico. Sopra vedete il fenomeno luminoso che è stato registrato e sotto potete vedere i vari colori che praticamente compongono lo spettro, ovvero sia l'insieme delle radiazioni emesse da questo fenomeno. Unfortunately, instrumentation is so important in recording. And unfortunately, the spectra here shows a continuous spectrum. There is no information as to what elements are involved. Ora è molto importante appunto avere la strumentazione valida e in questo caso specifico non si sa esattamente bene perché, però qui vediamo che lo spettro è continuo, normalmente
gli spettri per essere significativi devono avere dei picchi riconoscibili, mentre qui vediamo uno spettro che è sostanzialmente continuo e non consente di formulare specifiche ipotesi in merito alla natura di questo, di questo fenomeno. This is a timing graph or pestilent. And the timing graph shows windows of opportunity when events take place in pestilent. These are the orbital tracks going across the pestilent, the straight lines, and also the curved lines as well. Where the straight line and the curved line intersect, this has the potential for a close encounter event to take place. Ora praticamente cosa succede? Adesso vediamo dei praticamente delle analisi di tipo temporale. Nella tabella sotto, nel grafico sotto, quello che adesso sta indicando, è indicata la distribuzione temporale di vari percorsi orbitali, quelli che abbiamo visto prima. Ora, laddove le linee, allora, si vede purtroppo questo è quello che ho. Allora, vedete, ci sono delle linee che sono linee rette, come questa qui che sto mostrando, e altre che sono linee curve. Allora, sia l'una che l'altra sono differenti percorsi orbitali, verosimilmente uno delle navi madri per il rilascio e l'altro per le navi madri per la raccolta. Ora, laddove queste linee rette e curve si incrociano, come in questo punto che sto evidenziando adesso, in questi punti di incrocio si manifestano delle finestre di opportunità per il verificarsi del fenomeno, e questa è una ricorrenza che è stata effettivamente verificata. There, when you go back on past UFO encounters, to our surprise, through a wide range of encounters over many years, and I'll show you the most well-known, most famous cases. Ora, quello che è interessante, è sempre alla luce di questa che stiamo vedendo adesso, che è la teoria astronautica, è che quando si esaminano alla luce di questa teoria casi passati di eventi UFO, ora che cosa succede? In particular, the famous Rendlesham Forest case, which is a US Air Force base which had the largest nuclear missile armaments placement. Yeah. Specificamente, un po' il volume questo. Sì. Allora, dicevamo, per quanto riguarda l'analisi di un caso specifico, ovvero sia quello che si verificò nella foresta di Rendlesham, molto vicino a una base, questo in Inghilterra, molto vicino ad una base dell'aeronautica degli Stati Uniti, che conteneva un cospicuo numero di armi nucleari, credo che fosse all'epoca l'installazione più, cioè che aveva un numero più cospicuo di armi nucleari fuori degli Stati Uniti. Ora, appunto, se si analizza questo caso specifico alla luce di questa teoria, the craft of this case was notably witnessed by the US Air Force. Ora, avevamo in questo caso un oggetto, uno specifico oggetto fisico che si era posato a terra e è stato visto da vicino da parte di numerosi testimoni che facevano tutti parte dell'aeronautica degli Stati Uniti. Another famous case is the Betty and Barnard Hill
this was a close encounter of the fourth kind. Oh, quindi appunto abbiamo visto che alla luce, scusate. Yes. Ecco, quindi quello che non avevo detto, non avevo un attimo da dire, che dicevamo relativamente al caso di prima, questo caso esaminato alla luce di questa teoria effettivamente si è trovato che quadra tutto, ovvero sia i limiti temporali della durata dell'evento, eccetera, i percorsi orbitali, praticamente si è trovato appunto che vi è una specifica rispondenza a questa teoria. Questo per quanto riguarda il caso di Bentwaters, della foresta di Rendlesham. Ora invece, per quanto riguarda un altro caso molto, molto noto, il caso di Betty Barney Hill, che avvenne nel New Hampshire, negli Stati Uniti. The famous George Adamski case. Quindi praticamente anche in questo caso, analizzato questo episodio, analizzato alla luce di questa teoria, è stata trovata una significativa correlazione. Così come uno dei casi di contatti di Adamski avvenuto nella zona della California. The Billy Mayer sites. Così pure, Zurich. Così pure per quanto attiene ai numerosi casi riferiti da Billy Mayer nella zona dove abita vicino a Zurigo, in Svizzera, e sotto vedete tutte quante le correlazioni che sono state annotate come praticamente sulla base dello stesso tipo di grafico che abbiamo visto prima. And another well-known case in Scotland, Livingston. Questo è un altro caso abbastanza famoso che sempre diciamo quadra, per così dire, alla luce di questa teoria, ovvero il caso che si verificò a Livingston in Scozia. In Ireland we also have UFOs. Ora, quello che vi potrà stupire sicuramente è che anche in Irlanda ci sono gli UFO. And I suppose when you have UFOs in your backyard, it's like a laboratory. Insomma, dice, quando avete gli UFO nel giardino è come avere a disposizione un laboratorio. So we've studied many cases over some years in the 1990s. Ora, negli anni 90 abbiamo studiato un certo numero di casi. And from 1991 to 1994. E dal 91 al 94. These are on this map, which is in the southwest of Ireland. Ora vedete questi casi che sono stati indicati su questa mappa che riproduce la parte sud occidentale dell'Irlanda. Where the red dots are of that period is where the UFO events occur. E praticamente ogni puntino rosso è un caso, è un evento UFO che è stato registrato nel periodo che abbiamo detto prima, dal 91 al 94. Out of 35 UFO investigations, we selected 15 that we think were the most reliable. In tutto praticamente dal 91 al 97 ci sono state 35 investigazioni di casi UFO e di questi 35 ne sono stati selezionati 15 che sembravano essere più interessanti, ma oltre che più interessanti rientravano perfettamente nella teoria astronautica che abbiamo visto prima. Out of the 15 cases we have the close encounters of the first kind, that's UFOs at a distance that look like stars. Quindi in questi 15 casi di cui vediamo i dati elencati in forma tabulare qui a sinistra praticamente, tutti questi casi erano incontri ravvicinati ma del primo tipo, ossia comunque eventi piuttosto distanti. And we were very interested in more advanced cases where there would be say a close encounter, the third thing.
e naturalmente noi eravamo più interessati a eventi di tipo un po' più avanzato, ovvero sia incontri del terzo tipo, insomma, per dare l'idea. We discovered that within the quality, there was a correlation about an 80% fit within a plus or minus 20 for all these. E questi 15 casi specifici che abbiamo visto rientrano all'80% nella finestra di opportunità che abbiamo visto prima, di più o meno 20 minuti. So it appears that there are orbital tracks intersecting in this area where the effect. Ora, dall'analisi di questi dati, alla luce sempre di questa teoria astronautica che abbiamo visto prima, sembra che vi siano una serie di specifici percorsi orbitali che si intersecano al di sopra di questa zona, percorsi che vedete indicati in questa immagine. Si tratta in tutto di sette distinti percorsi. Ora vedete quella che sta indicando lui, scusate che adesso è molto lungo, non c'è. Quindi praticamente in questa area che lui sta indicando è l'area dove vi è stata una maggiore concentrazione di eventi UFO, e probabilmente non è un caso che si trovi all'intersezione di 1, 2 e 3 corridoi dei 7 in totale che sono stati individuati. Quindi questo è una rappresentazione computerizzata di relazioni temporali per quella zona specifica. Also with there is a very rare event that occurs where the UFOs used to share tracks. So they're shared at the same date. Allora, questo che vediamo rappresentato qui praticamente a livello dell'intera Irlanda è un fenomeno abbastanza interessante che si è manifestato di condivisione praticamente di determinati percorsi orbitali. Chiedo scusa, non avevo capito bene io, ricominciamo. Questa immagine mostra allora tre specifiche aeromie, cioè percorsi orbitali, che interessano l'intero paese dell'Irlanda, e è stato interessante perché è stata riscontrata una sincronicità di eventi, che sono 1, 2, 3 che vedete illustrati sotto forma di punti grossi, sincronicità di eventi che si sono manifestati nello stesso momento temporale, e in questi tre punti che vedete che sono tutti situati su questi percorsi orbitali che sono tracciati qua. Siamo riusciti a mettere insieme due specifici team e siamo riusciti a ottenere delle registrazioni registrazioni di questi eventi che hanno avuto numerosi testimoni e che sono stati anche trasmessi dalla televisione nazionale. Our research is mainly focused in four. Allora, la nostra ricerca presta una particolare attenzione a questa località chiamata Boyle, che vedete indicata lì, where the UFO events occur,
Allora, gli eventi UFO che si sono verificati in questa zona li vedete indicati sotto forma di cerchi scuri. E come vedete sembrano essere allineati su questi percorsi orbitali specifici. Ora ci siamo anche concentrati non solo sugli eventi UFO che si verificano al di sopra, cioè nell'ambito del percorso orbitale specifico, ma anche in quelli che si verificano ben al di fuori, come per esempio questo in alto a sinistra che voi vedete che è circa 50 km al di fuori del percorso principale. E noi pensiamo per questo tipo di eventi, ma naturalmente questa è altamente una questione altamente ipotetica, e ipotizziamo che per questo tipo di eventi che si discostano appunto da questi modelli di comportamento che abbiamo visto, per questi eventi potrebbe trattarsi di sonde o comunque di dispositivi che non sono automatici ma sono invece pilotati. We've also tested the theory out on a European scale. Ora, la teoria però abbiamo voluto anche metterla alla prova, non solamente per quanto riguarda l'Irlanda, ma anche proprio a livello europeo. We alerted persons armed the UK and particularly northern Italy. E per questo Turin and Roma. E per questo abbiamo contattato un certo numero di persone, specificamente in Inghilterra e anche in Italia, in particolar modo nel nord Italia, ma non solo, perché diciamo le persone interessate si trovavano a Torino, Venezia e Roma. The event, the UFO event started here at 20:30 hours. Ora qui adesso vediamo un evento notevole che ha avuto molti testimoni, che ha avuto inizio nella zona di Boyle in Irlanda, in alto a sinistra, alle 20:30 circa. Questo evento si è verificato il 23 febbraio del 1999. Chiedo scusa, avevo dimenticato. Questo è interessante perché si tratta di un evento che era stato in qualche modo predetto alla luce di questa teoria astronautica che abbiamo visto prima. It's important that you have many detectors, even using eyes as detectors. Ora è molto importante naturalmente avere molti rivelatori che siano automatici, che siano macchine fotografiche, che siano telecamere, ma che siano anche semplicemente gli occhi dei testimoni. And in this particular case, in questo caso specifico, we discovered through the timings that the UFO traveled a distance. It was the same Ora, dall'analisi delle testimonianze è stato stabilito che praticamente l'oggetto era lo stesso che è cominciato a farsi vedere in Irlanda intorno alle 20:30, ha sorvolato l'Inghilterra ed è arrivato fin sopra l'Italia. Quindi più di 2000 km. Quindi questo praticamente.
praticamente indica una velocità stimata in, sull'ordine di 30 volte la velocità del suono. We believe that wasn't a manned craft because the maximum is about 8 Noi riteniamo che appunto per causa della velocità così elevata riteniamo che non si trattasse di un veicolo pilotato, cioè con dei piloti a bordo, ma probabilmente un veicolo automatico. There has been other successful events using the theory. Yes. Ora, vi sono stati anche, è interessante notare che vi sono stati diversi altri eventi che sono stati in qualche modo predetti utilizzando la teoria astronautica. We informed the media for different locations where there would be windows of opportunity where these events would take place. E abbiamo, in questi casi abbiamo informato mezzi di comunicazione di massa, come si dice oggi, ovvero sia radio e televisione, dell'esistenza di queste finestre di opportunità in diversi luoghi dove appunto si sarebbero potuti verosimilmente manifestare fenomeni di tipo UFO. The more people that are out there in locations, the more sensors are detected. E naturalmente più gente stava allerta in questi luoghi e naturalmente più vi erano sensori, fra virgolette, nel senso più ampio possibile del termine, pronti a captare tutte quante le informazioni. In one particular event which occurred, it was at a remote location up in the mountains. Ora, uno specifico evento che è successo, che è importante, si è verificato in una località sperduta sulle montagne dove vi era una stazione di rilevamento automatico. We had 300 cars came. And 500 people. Allora, qua, una località remota però nella quale si sono concentrate 500 persone con 300 automobili. Cosa appunto che conferma il grande interesse del pubblico in merito a questi avvenimenti. And they weren't disappointed. E sono stati soddisfatti. And they did see an unusual object. E hanno visto effettivamente un oggetto strano, diciamo. We've done many locations in Ireland, and in order to we've done the same thing in many other locations. Ora, quello che è interessante è che la stessa cosa si è stata ripetuta con successo in diverse altre località dell'Irlanda. Obviously there was interest by the media even in the UK, so we had UK United Kingdom television over to see one of these events. Una cosa che è stato un interesse anche dei media della Gran Bretagna e abbiamo avuto diverse truppe che sono venute praticamente dalla Gran Bretagna appunto per filmare gli eventi. And they weren't disappointed. E anche loro sono stati soddisfatti. What happened was that there were three UFOs. Ora, quello che è successo in questo caso è che si sono manifestati tre UFO. That came in from the Atlantic Ocean. Che si sono presentati provenendo dall'Atlantico. And one of them came in close, and that was recorded by the television. Uno di questi si fece avanti e si avvicinò e fu quello che venne registrato dalle televisioni. So that was actually the first ever scientific test done on UFOs based on this time experience. E questo praticamente è stato veramente il primo test scientifico di questa teoria astronautica che abbiamo visto. Il video lo vedremo alla fine della presentazione. So in this approach it's important to have a wide range of instrumentation. Ora,
questione della strumentazione disponibile per quanto riguarda la metodologia SEPTOGRO è molto molto importante. The instrumentation can be mobile, so it can be fairly simple equipment to more sophisticated equipment, which is permanent. Si può trattare di strumentazione mobile, che per forza di cose deve essere semplice, oppure si può trattare di strumentazione fissa, naturalmente più grande e complessa. This is a proposal for future tracking station. Ora, questa è una ipotetica stazione di monitoraggio, di controllo e monitoraggio, che dovrebbe essere installata a Kinta, è basata su tre diverse tipologie di strumenti. Which is made up of infrared telescopes, the sky tracking system. Quindi prima di tutto vedete il telescopio all'infrarosso, punto C sul lato destro, questo è il primo, poi abbiamo tutta una serie di batterie di telecamere all'infrarosso che coprono tutto il cielo visibile. And recording telemetry from the potential UFO e al punto B a sinistra abbiamo appunto una piattaforma di tipo ottico che è in grado di misurare tramite telemetria la distanza dell'oggetto. So one can determine velocity, the size of the object, and other interest in physics. Yes. E naturalmente queste tre tipologie e gruppi di strumenti naturalmente devono essere sufficientemente separati fra loro. E questo tipo di configurazione consentirebbe, perché siamo ancora allo stato ipotetico, consentirebbe tutta una serie di misurazioni specifiche di distanza, di velocità, di composizione spettrale della radiazione emessa di questi oggetti. There is going to be a unique range of information that may provide details about the propulsion system of the ET craft. Ecco, specificamente vediamo che questo insieme di proposto di strumenti di misura consentirebbe di raccogliere tutta una serie molto caratteristica e caratterizzante di dati, ovvero sia prima di tutto consentirebbe di scoprire le informazioni per quanto riguarda la propulsione dei sistemi usati da queste sonde aliene. We may discover new aspects in physics. E naturalmente verosimilmente potrebbe consentire la scoperta di nuovi aspetti della fisica che oggi ci sono sconosciuti. This also may provide a direct experience of a wide range of reality. E a un livello ancora superiore potrebbe addirittura fornire l'esperienza diretta dell'esistenza dei livelli di realtà più elevati di quelli che noi conosciamo normalmente. And also research and development of new energy systems may come about. E un'applicazione molto pratica infine potrebbe essere quella della ricerca e dello sviluppo di nuovi sistemi energetici che potrebbero avere delle concrete applicazioni qui sulla Terra. We may obtain information on the energy fields surrounding the vehicle. Specificamente quello che potremmo ottenere informazioni sui campi energetici che circondano i veicoli, spectra for determining the composition of the craft. Potremmo ottenere gli spettri, ovvero sia la composizione della radiazione emessa, che consente di determinare la composizione fisica degli oggetti. Magnetic and gravitational fields. Potremmo ottenere informazioni sui relativi campi magnetici e gravitazionali. We might determine if it's selected radio frequencies and audio bands. Potremmo determinare effettivamente se questi oggetti emettono emissioni a livello di radiofrequenza, cioè a livello radio, oppure se vi sono emissioni a livello audio. Ok. One of
based on the astronomical theory. Allora, questo adesso vediamo una delle recitazioni che abbiamo tenuto, basata sempre su questa teoria astronautica. And I'm going to show this at the end of the talk, the video. Il video lo vedremo alla fine della presentazione. But what was interesting was that we were dealing with three heights. È interessante perché in questo caso specifico avevamo a che fare con queste tre luci che vedete in alto praticamente. And we discovered that the three lights were synchronized. E abbiamo scoperto che queste tre luci erano sincronizzate. And we think actually it's a triangle craft. E pensiamo veramente che si trattasse di un veicolo di forma triangolare. But also what was interesting was that at the apex of the triangle, the craft sent a red beam of light down to the land. Ora, quello che è interessante è che questo che pensiamo dovesse essere un singolo oggetto, a un certo punto abbia emesso un raggio, apparentemente un raggio di luce laser di colore rosso, che vedete qua praticamente qui a destra, quello che sta indicando adesso, che appunto a un certo punto ha emesso, a partire dalla luce che si trova sul bordo, sull'apice a sinistra, un fascio intenso di luce rossa che puntava verso terra. We found no reflection of light on this craft. E abbiamo visto che su questo corpo, ipotizziamo che fosse un corpo di una qualche forma di astronave, non vi erano comunque riflessioni di alcun tipo. Spiego meglio, abbiamo riscontrato che non vi erano riflessioni, cioè il fascio proiettato non si rifletteva in alcun modo sull'ipotetico corpo di questo oggetto. Ora, quello che vedete qui praticamente è un impulso laser che sembra di luce laser di colore rosso, che ha avuto una brevissima durata, circa mezzo secondo. Ora praticamente adesso procediamo per quanto riguarda in calma, sarà molto più interessante vedere poi il filmato alla fine. We calculated that the height of the craft was at 3000 meters and that the size was 90 meters across. Ora è stato possibile fare, dai dati raccolti, è stato possibile effettuare una serie di calcoli che hanno mostrato che l'altezza dell'oggetto era di circa 3000 metri e quindi l'altezza circa 3000 metri e invece la dimensione di questo oggetto circa 90 metri. To something a bit different, but it all relates to this. After looking at ora vediamo una cosa un pochino diversa, ma che ha sempre una specifica relazione con la teoria astronautica. After looking at selecting some hundreds of cases where there's contact. Ora, dopo aver esaminato accuratamente centinaia di casi dove vi è stata una qualche forma di contatto. The most interesting one to me was in Papua New Guinea in 1959. Il caso più interessante di tutti quelli che abbiamo esaminato, ritengo, fu
fosse quello del, che si è verificato nel 59 in Papua Nuova Guinea, in una missione che era gestita dal padre Dio, praticamente il reverendo Dio. The craft was witnessed by 38 natives. In questo caso vi è stato questo oggetto che era stato che ha avuto 38 testimoni indigeni and two priests. E due sacerdoti. Due sacerdoti australiani. In this particular case here, the natives are waving. Come vedete nell'immagine vedete i nativi che salutano con le mani e con le braccia estese praticamente gli occupanti di questo oggetto che sta per atterrare. The entities also, they wave like this. So obviously, us humans we wave like this. We don't do this. Ora, quello che è stato visto in questo caso è che naturalmente gli umani salutavano facendo così come è normale, mentre invece gli occupanti di questo veicolo facevano un gesto tipo questo, che si presume si trattasse di un gesto di risposta, insomma, al saluto. The natives didn't have radio, television in those days. Naturalmente nel 59 in Nuova Guinea gli indigeni non sapevano nemmeno cosa fossero radio, televisione, giornali. Okay, I'm trying to get on to communications, and when you study this area, there's a common feature, and that is... Ora, praticamente, questo caso è stato illustrato perché adesso vedremo un po', tratteremo un po' di quelle che sono le vere e proprie comunicazioni. And the common feature is either using lights to attract them, or using consciousness. Ora, per quanto riguarda le comunicazioni, i modi più frequentemente utilizzati per ottenere delle comunicazioni sono o l'utilizzo di segnalazioni luminose o quello di usare quella che si chiama la consapevolezza. People that have witnessed UFOs close up and are not afraid to see them. They think in their minds, I would love to see you closer, and then the UFO comes in close. Ora ci sono stati effettivamente dei casi in cui ci sono stati testimoni che hanno avvistato degli UFO abbastanza vicini, hanno mantenuto la calma, non sono stati sopraffatti dalla paura o dall'eccitazione e hanno espresso mentalmente il desiderio di vederli più da vicino. E in questo caso gli oggetti hanno come risposto a questo desiderio, quindi facendo pensare a una vera comunicazione di tipo telepatico, diciamo. So there's a definite telepathic link with UFOs and humans. Quindi sembra esservi effettivamente un collegamento, sembra sussistere veramente un collegamento di tipo, chiamiamolo, telepatico fra gli umani e quelle che sono, diciamo, le intelligenze che stanno dietro al fenomeno UFO. So they could be using consciousness assisted technology or technologies of consciousness. Questa non è facile da tradurre, ovvero sia, in poche parole, concludendo il discorso, gli UFO potrebbero usare della tecnologia che assiste la loro consapevolezza, la consapevolezza dei loro produttori o fabbricanti, oppure potrebbero. Non è facile da rendere in italiano. Sì, da parte hanno tutto perché. Cioè, praticamente diciamo che allora l'ipotesi di base è che gli UFO o chi sta dietro gli UFO praticamente potrebbe utilizzare dei sistemi tecnologici per assistere la consapevolezza, supportare, potenziare la consapevolezza, oppure usare una consapevolezza che è solamente assistita da strumenti tecnologici.
So this appears to be the key to the contact work. So preparing for contact is essential for results. E questa sembrerebbe essere la chiave di volta per quanto riguarda il contatto. E se appunto se vogliamo prepararci al contatto dobbiamo essere pronti a questo tipo di interazione. So we will eventually, if we're interested in doing this, have to learn to develop our consciousness to tackle the wide spectrum of reality. Quindi se vorremmo veramente fare questo, cioè veramente vorremmo avere un contatto, dovremmo cominciare a sviluppare la nostra consapevolezza in modo da poter avere accesso a uno spettro, diciamo, un ambito della realtà più ampio di quello che conosciamo. So the combined approach of scientific, which is mechanistic, and a scientific experiential could be the breakthrough for contact. Ora, un punto di svolta per il contatto potrebbe essere praticamente la combinazione operativa di due diverse discipline, una quella scientifica di tipo meccanicistico e una quella scientifica di tipo sperimentale. Queste appunto sono le vere basi di quello che potrebbe essere l'approccio che ci potrebbe portare al contatto. So non-linear reality by space and time does not limit the mind. Ora il punto è che praticamente questa non-linearità sia dello spazio che del tempo non costituisce comunque un limite alla nostra mente. So the total minds in the universe is one. Quindi il totale di tutte le menti che esistono nell'universo è semplicemente uno. So therefore the individuality of the human species or an ET life form that's intelligent is an opening that's unbounded. Quindi praticamente l'individualità con le forme di vita che siano umani o che siano extraterrestri è una forma di apertura che non ha di fatto limiti, si potrebbe dire. So the mind is omnipresent and eternal and involves the existence of every life form in the universe. Quindi la mente è un concetto che è onnipresente ed è eterno, quindi non è né qui né ora, è ovunque e dappertutto e per sempre, e coinvolge l'esistenza di ogni forma di vita nell'intero universo. So this is the fundamental aspect of the existence of higher intelligent life forms. Quindi questi sono, che abbiamo visto, sono gli aspetti fondamentali dell'esistenza di ogni forma di vita evoluta nell'universo. There has been research into this area, and there are communication methodologies. Ora vediamo quelle che sono le metodologie di comunicazione. SETI, the Center for Research for Extraterrestrial Intelligence, started by Dr. Stephen Greer, uses a coherent thought sequencing. Ora, una delle metodologie, che è quella che è stata sviluppata dal dottor Stephen Greer, che è quello del progetto Disclosure, per esempio, ma che progetto ha continuato appunto in questo tipo di occuparsi questo tipo di cose. Uno di questi approcci è quello che è stato denominato CTS, praticamente, ovvero sia la sequenza di pensieri coerenti. So the intention is to interact with physical intelligent conscious beings. Ora, lo scopo di questo approccio è quello della comunicazione con altri esseri viventi, ma esseri viventi di tipo fisico, biologico. Using lights and crop circle sounds. Facendo uso di segnali luminosi e di suoni che sono stati riscontrati nei crop circles. The repeated thought sequence finally ends at
si raggiunge in sala. Grazie. Quindi dicevamo, questa sequenza ripetuta di pensieri alla fine praticamente a termine nel luogo dove uno si trova. So there has been no successful program physical landing of ET-12 yet. Ora al momento non vi sono stati ancora dei diciamo degli atterraggi di astronavi extraterrestri programmati e che si siano effettivamente verificati. And this has been in operation for 20 years. Ora questo metodo che stavamo vedendo, il CTS, il Clear, è utilizzato da circa 20 anni. When looking at the methodologies of C-setting, the problem may be due to requesting contact to take place, but with no direction of progress. Ora, la principale ipotesi, la principale obiezione a questa metodologia è che probabilmente così facendo si inviano delle richieste di contatto, ma è un contatto che sembrerebbe fine a se stesso, ovvero sia non ci sa, non c'è, al di là di questo contatto non sembra esserci alcuna intenzione, scopo specifico, nulla insomma di fuori del contatto in sé per sé. Another approach from this is a co-creative scientific partnership. Allora, un altro tipo di approccio a queste che sono le metodologie di comunicazione è quella che si chiama la partnership scientifica di tipo co-creativo. Scusa, ma sono termini tutti molto difficili da tradurre perché spesso molti sono neologismi anglosassoni. So it's applying a partnership with a clear intention through definition, direction and purpose. It's applying a partnership through a definition, direction and purpose. Intelligence. Quindi praticamente si tratta di applicare, di realizzare una partnership, una cooperazione con la natura dell'universo in sé per sé, prima di poi applicare uno specifico intento. In this particular case there are no lights or sounds. In questo caso non c'è necessità di luci o segnali di alcun tipo. We have done some early tests on this and there are some encouraging results. Abbiamo fatto qualche test, qualche prova, per mettere a prova questa teoria, abbiamo avuto dei risultati incoraggianti. Okay, so this is the opportunity. Queste sono le opportunità. SETI could confidently supersede SETI if implemented fully. Ora, il primo punto è che il SETV potrebbe effettivamente superare il SETI se venisse effettivamente implementato pienamente. Early results demonstrate evidence that ET craft are in our vicinity of Earth. Ora, i primi risultati sperimentali dimostrano chiaramente che vi sono delle navicelle extraterrestri nei pressi della Terra. We should not pass up this opportunity. E non dovremmo lasciare passare questa opportunità. It's a worthwhile endeavor requiring European funding, government or private partnerships. E questo è uno sforzo di grande portata e meritorio che richiede per forza di cose fondi da parte della comunità europea, da parte dei governi e da parte di imprese private. Research teams could establish and apply the following. Ora, i gruppi di ricerca potrebbero applicare le seguenti metodologie. The astronomical theory, where the orbital tracks intersect in locations in Europe. Prima di tutto applicare la teoria astronomica che abbiamo visto prima, dove ci sono dei tracci orbitali che si intersecano sull'Europa. Using timing graphs or potential windows of opportunity. Utilizzando i grafici temporali che abbiamo visto prima per determinare i potenziali momenti giusti. And establish a wide range of instrumentation, mobile or permanent, where the intersection is orbital track. E in questi luoghi dove sono le intersezioni, stabilire una vasta gamma di strumentazione che sia mobile o che sia fissa.
and training in the science of consciousness. E ultimo, ma non meno importante, applicare praticamente, fare pratica per quanto riguarda la scienza della consapevolezza. Is the key to a meaningful communication with extraterrestrials. Che è il punto di svolta per ottenere delle comunicazioni significative con intelligenze extraterrestri. And understanding of my spectrum. E ci mette in grado di comprendere la realtà in uno spettro più ampio della realtà. Quindi siamo alle conclusioni. We can now confidently approach SETI as a viable alternative to SETI. Ora praticamente possiamo considerare la tecnica, la metodologia SETI come una pratica alternativa al vecchio SETI. Recent theories demonstrate in the new physics that ET spaceships to our solar system is possible and not constrained by the speed of light. Le più recenti teorie dimostrano, le più recenti teorie nell'ambito della nuova fisica, dimostrano che la presenza di navicelle alieni nel nostro sistema solare è possibile, non certo limitata dalla velocità della luce. Some manifestations of UFOs appear to be of an extraterrestrial nature. Che alcune manifestazioni di UFO manifestano un carattere, un genuino carattere di natura extraterrestre. And they also have an intelligent content. E hanno anche un contenuto che dimostra intelligenza. It requires an astrophysical approach to this. Questo richiede un approccio di tipo astrofisico per quanto riguarda la strumentazione. To unlock new discoveries about the universe. In modo da poter spianare la via verso nuove scoperte nel campo di UFO. We have over 30 years of data of UFOs. And shows for the first time discovered orbital tracks above the Earth, demonstrating a controlled autonomous surveillance of Earth. Oggi disponiamo di 130 anni di dati sugli UFO che mostrano per la prima volta l'esistenza di queste percorsi orbitali che abbiamo scoperto sopra la Terra, che a loro volta dimostrano l'esistenza di un sistema autonomo di sorveglianza della Terra da parte di di questi UFO che possono essere astronavi extraterrestri. And we've had successful attempts of applying timing graphs for these windows of opportunity. E abbiamo effettuato, luce di questa teoria, dei tentativi coronati dal successo di utilizzare queste finestre di opportunità. So what's required is a distribution of robotic type observatories located at key intersections of the orbital tracks. Ora quello che occorre in pratica è la distribuzione, la disseminazione di una serie di osservatori automatici collocati nei punti di intersezione di questi percorsi orbitali sull'Europa. And this could provide the first official evidence for science. E questo potrebbe fornire la prima vera prova concreta della quale la scienza ha bisogno. And I believe this could lead into new explorations of communication. E questo potrebbe infine portare a nuove esplorazioni e scoperte nel campo delle comunicazioni in senso più generale. I'm going to show the video. E ora vediamo il video che dicevamo prima. Here are some scientific peer-reviewed papers outlining the astronautical theory and some of the research. Questi sono alcuni lavori di tipo scientifico in merito, propriamente scientifico, in merito alla teoria astronautica che abbiamo visto prima. Grazie, adesso vediamo il video. Guardate questo punto, ecco, avete visto il lampo di luce tipo laser proiettato verso terra che è durato mezzo secondo, questo a rallentì.
mente qualcosa di nuovo. Ancora più lento. E questa è l'immagine statica del raggio. Grazie. Si scusa per la durata.